Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questa borsa, vedete? Purtroppo ho la videocamera, è piccola e non ci sta tutta. Poi metto comunque la foto in anteprima, vedete? Se vi ricordate, giorni fa ho messo il video di come fare questa tracolla. E oggi andremo a realizzare la borsa che è fatta in questo modo, vedete? È molto capiente. Io ho messo questo fiore per coprire il bottone automatico, però voi potete anche decidere di non metterne questo nel bottone, di lasciarlo aperto. Io ho rimasto da foderare, che poi lo farò alla fodera. E niente, questo è il video. E sarà il video di oggi. Questa è stata realizzata con il cordino Swan Black che trovate da modamerceria.it da Roberto. E niente, se il video vi è piaciuto alla fine, lasciatemi un like e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che manderò. Ora, detto questo, vi lascio al video. Bene, ora andiamo a farci il nostro corpo borsa. Quello che avete visto, la borsa che avete visto in anteprima, io ho usato il cordino Swan Black, che lo trovate sul sito Moda Merceria, poi vi metto comunque il link. E io ho già fatto un pannello, come vedete, e ha questa forma strana. Diciamo che qua, vedete, ha uno scavo e qua invece ha una punta. L'ho lavorata tutto a punto basso in costa retro e questo sarà il davanti. Ora andiamo a iniziare la nostra borsa. È alta dalla punta a qui. 30 centimetri, mentre da questo punto qui a questa qua è 27 centimetri per lato. Ora andiamo a iniziare il nostro pannello. Io mi sono già ho già fatto le 30 catenelle. Fatele leggere perché, come sapete, io lavoro il primo giro in costa. Così, vedete che questa è più in rialzo, vedete? Questa è la catenella. Io giro da questo lato e lavoro queste coste qua. Quindi iniziamo, vado nella prima, entriamo, ok, e facciamo il primo punto basso. Ok? Andiamo nella seconda, prendiamo e altro punto basso. Poi ancora e facciamo così fino ad arrivare al 14° punto. Quindi ne abbiamo fatti 1, 2, 3, siamo al 13°, 13, 13 e al 14° prendiamo il punto, al 15° scusate, prendiamo il punto e qui in questa maglia, nello stesso buco, lavoriamo 3 maglie basse. Una, due, tre. Sempre nella stessa maglia sottostante, e tre. Vedete? Poi, per ricordarci le 3 maglie, 1, 2, 3, cosa facciamo? Prendiamo un segnapunti per ricordarci la maglia dove nel prossimo giro dovremo andare a fare i 3 punti. Quindi mettiamo in questa maglia qua. Quindi queste sono le 3 maglie, 1, 2, 3. Ora facciamo gli altri 14 punti ancora, quindi 1. Ora abbiamo finito il giro, vedete?
questa è la nostra forma che ha in pratica questo, vedete? Qui abbiamo segnato con il nostro marcapunti, in pratica questo effetto lo fa i tre punti che andremo sempre a crescere dove noi metteremo il nostro marcapunti. Vi faccio vedere un'altra riga e poi vi faccio continuare da soli. Io non faccio la catenella per alzarmi, io vado direttamente nella prima e faccio la mia maglia bassa, scusate, deve essere maglia in costa, mi ero sbagliata, quindi in costa prendiamo la costina qui e andiamo a fare le maglie basse in costa retro, così, così. Vedete, io sto andando in costa retro, vedete che viene questo rialzo qua. Ora facciamo l'ultima maglia prima del nostro marcapunti, eh? Quindi sempre in costa retro, l'ultimo, e andiamo a fare in questo modo. Ora questa è la maglia dove dovremo fare, dove dovremo crescere, fare tre punti, quindi togliamo il nostro marcapunti e qui non andiamo in costa retro ma prendiamo tutto il punto e facciamo tre punti bassi, uno sempre nello stesso, vedete, uno, due e tre. Marchiamo con il nostro marcapunti la penultima che abbiamo fatto, così la prossima volta questa sarà la maglia dove andremo a fare i tre punti insieme. Quindi ora andiamo in costa retro, così. Mi raccomando, in costa retro, questi invece ogni punto, ogni tre punti che facciamo di aumento andrà nel punto normale. Poi logicamente, essendo in costa retro, dobbiamo fare tutti dalla stessa parte, il prossimo giro sarà punti basso in costa avanti. Poi facciamo bene, ora andiamo a fare il nostro laterale. Io ho fatto un laterale di circa 10 cm di larghezza e mi ci sono volute 14 catenelle, quindi io vado a avviare le mie 14 catenelle. Voi poi le fate della larghezza che più vi piace, eh? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Entro nel successivo, faccio una maglia bassa, poi prendo il successivo e faccio un'altra maglia bassa. In questo modo. Io lo faccio in questa costina dietro perché viene più compatto e senza spazi, vedete? Quindi io, ecco, vedete come viene più compatto senza spazi. Ora io giro il lavoro, non faccio la catenella per girare, ma vado subito nel primo buco e faccio la mia maglia bassa in questo modo e continuo così per tutta la riga e le righe successive. Io ho deciso di non fare la catenella per girare perché così mi viene tutto unito i lati. Voi poi, se volete fare la catenella per girare, potete benissimo farla. Io continuo così per 162 giri, deve essere un totale di 96 centimetri. Poi ci vediamo alla fine che faremo il giro perimetrale, ok?
Bene, io ho finito il mio laterale, ho fatto l'ultimo giro, quindi io per ora ho fatto 162 giri per un totale di 96 centimetri. Avendo fatto l'ultimo giro qua, noi andremo a fare ora il perimetro, lasciando da parte questo. In pratica lo facciamo su tre lati, questo qui lungo, questo corto, e arriviamo fino a questa parte. Come si fa a fare il giro di perimetro? Io vado a fare un giro di maglie basse nelle righe di maglia qui. In questo modo. Prendo questa qui e faccio così, così. Poi prendo in questa maglia qua. O qui, vabbè, è uguale, io preferisco qua sotto e faccio, vedete? E andrò a fare il giro tutto attorno di perimetro, vedete? Quindi ci vediamo alla fine quando sono arrivata da quest'altra parte. Bene, ora che abbiamo fatto tutti i nostri pezzi, vedete il corpo borsa e il laterale. Prima di andare a cucire la borsa dobbiamo tagliare la fodera. Vi consiglio di tagliarla prima, in questo momento, perché avrete già i pezzi precisi, quindi voi non fate altro che mettere la stoffa su il nostro pezzo sulla stoffa e tagliarlo 2 cm più grande, perché dobbiamo lasciare i margini di cucitura. Quindi fate sia così per i due corpo borsa e sia per il laterale. Per il lungo, il laterale dobbiamo tagliarlo una volta sola. Se è troppo lungo, vi consiglio di mettere in doppio la stoffa e mettere a pari dov'è la piegatura. Ora non ci resta che andare a cucire. Ah, vi ricordo che il nostro laterale, io ho fatto 159 giri per un totale di 95, poi con il perimetrale è diventato 97 centimetri. Vi ricordo che quando andiamo a cucire noi dobbiamo vedere il davanti, che è questa. Si vede la costa in rilievo e andremo a mettere il laterale da questa parte qua, che questo è il davanti, perché vedete dietro com'è il punto che abbiamo fatto il nostro perimetrale, e questo è il davanti, la parte più bella. Noi andremo a mettere in questo modo e andremo a cucire, questo è l'ago che ci serve, andremo a cucire i due. Vedete queste due maglie qui con queste maglie qui. Se abbiamo fatto bene i conti, abbiamo lavorato bene, dovremmo avere un punto per ogni catenella. Però ora vi dico anche un'altra cosa: se per caso dovesse essere un po' più lungo il laterale, non disfate niente, magari fate il punto, prendete magari prima le due catenelle, poi saltate un punto del laterale e andate nel punto dopo e prendete il punto, mentre invece questo qua subito vicino, in modo da radunare un po', e vi assicuro che non si vede niente, però deve essere proprio leggermente più grande, perché mi è successo ancora e l'ho fatto e ho visto che è venuto benissimo. Per sicurezza voi potete prendere delle mollette e fissare in qualche punto in modo da vedere se è tutto fatto bene, oppure anche per agevolare la vostra cucitura, in modo da non averlo libero. E per rendervi conto, vedete, di come metterlo, io preferisco iniziare senza fissare niente, perché mi dà un fastidio. Quindi andiamo a infilare il nostro ago, poi voi fate come vi trovate meglio, eh? Quindi incominciamo.
così e così, fissiamo il tutto. Andiamo in questa di qua e subito dopo in questa, vedete, e andiamo a stringere. Ora ripassiamo proprio per fissarla nella stessa catenella di prima e andiamo a chiudere, quindi andiamo a fissare il pezzo in modo che non si muova in questo modo, ok? Come ho detto, i fili dopo li andiamo a fermare. Ora siamo da quest'altro lato qua, quindi dobbiamo andare nella catenella sotto e prendiamo quell'altra sotto, vedete? Dal di qua prendo e vado in quella dopo, vedete? Subito dopo. E fermo, faccio così, di qua prendo subito dopo e vado in quella subito dopo, vedete? E vado avanti così per tutto il mio perimetro di questo pezzo, e poi metterò anche l'altro pezzo e vi farò vedere a lavoro ultimato. Allora, abbiamo finito, vedete, di attaccare tutti i pannelli. Ora andrò a fare un giro di perimetro anche qua in alto e prendo il filo e poi mi vado a agganciare, mi faccio la mia catenella, il mio cappietto e mi vado a agganciare in una maglia qualsiasi, così, e vado a fare una maglia bassa e faccio per tutte le maglie in questo modo, ok, vedete? E facciamo tutto il perimetro attorno di maglie basse. Io farò due giri, vedete, due giri di maglie basse, poi vi faccio vedere. Allora, io mi sono accorta che mi si era staccata la videocamera, ho fatto i due punti, due giri di punti bassi e adesso sto facendo una sorta di rifinitura, vedete, invece di fare il punto gambero come di solito faccio, per sbaglio mi è venuto tempo fa una decorazione diversa, tipo il punto gambero, ma non è un punto gambero. In pratica si prende, io sono qui, si va indietro, quindi prendo le due asole dietro, prendo il filo e lo porto in questo modo, vedete? E fa questo tipo di catenella doppia, vedete come viene grossa? Riproviamo, allora, uncinetto in questa asola qui, vado quella dietro, stringo un po' l'asola qui, tiro il filo, prendo, carico il filo e lo porto avanti, vedete? Rifaccio, prendo le due asole, prendo, carico il filo e tiro. E vedete come viene? Viene questa decorazione un po' così larghina, che a me piace molto. Io non so se esiste questo punto o questa decorazione, io l'ho scoperta per caso sbagliando mi è piaciuta e le ho fatte in diverse borse, quindi io adesso lo faccio tutto il giro, poi ci vediamo alla fine. Ecco, vedete com'è venuta rifinita con questo bordo così in rialzo, questo bel bordo grosso. Ora andremo a mettere i ponticelli per mettere la nostra
la nostra tracolla e poi io andrò anche a foderarla e la borsa è quasi finita. Ok, borsa finita, io lo devo, ho rimasto da foderarla, ma adesso la foda, le fodero, ma vi voglio far vedere che ho attaccato in questo modo questi occhielli, questi anelli, e dietro gli ho messo un po' di rete per fissarlo, perché in modo che quando la portiamo a tracolla non si diradi, non si stacca. Vedete, qui ho messo il bottone a calamita e anche qui dietro ho messo un rinforzo. In più io gli ho fatto questa patellina, diciamo, ho messo il bottone e questo gli ho messo questo fiore per abbellimento. Voi potete metterci anche un bottone volendo, io l'ho messo proprio per nascondere, perché ho messo il bottone e quindi davanti si vedrebbe, ecco. Bene, questa è la borsa finita, ora io la vado a foderare e poi niente, io spero che il video tutorial vi sia piaciuto e se è sì mettete un like e ciao al prossimo video.